Ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di Sportface. È con grande piacere che do il benvenuto a un ospite d'eccezione, la schiacciatrice della nazionale femminile di pallavolo, una delle interpreti e delle protagoniste dei campionati del mondo del 2018, che ci ha accompagnato a vincere la medaglia d'argento, una delle protagoniste del campionato europeo del 2019, dove abbiamo vinto il bronzo. Quindi con grande piacere do il benvenuto a Lucia Bosetti. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Lucia, come stai? Bene, grazie, sono a casa. Come va come il tuo periodo di riabilitazione post-infortunio, post-operazione? Guarda, procede molto bene. In settimana avrò una visita di controllo che purtroppo prima non per appunto causa Covid non si era potuta fare. Diciamo che questa situazione di quarantena è capitata in un momento abbastanza buono per me, perché ero arrivata a un punto di poter lavorare da sola con elastici, con i pesetti, con vari esercizi, ovviamente sempre seguita dalla terapista che ha organizzato il percorso, il protocollo di riabilitazione. Quindi da una parte molto bene, adesso sono curiosa di vedere i risultati con la visita. Certo, insomma, ce lo auguriamo tutti che questo processo sia quanto più breve, soprattutto esatto. Tu riesca quanto prima, insomma, a tornare in forma per poterci, insomma, emozionare con le cose che fai quotidianamente, insomma. Grazie, lo spero anch'io. Va bene. Allora, proprio a proposito di questo, volevo iniziare partendo da il tuo punto di vista. Tu, come ben sai, il Covid ha portato all'interruzione del campionato, il fatto che non siano disputati i playoff, ma soprattutto esatto. Un evento che pressoché straordinario, che l'Olimpiadi sia stata rimandata, no? Quindi io volevo sapere, considerato appunto l'infortunio che hai avuto e che quindi il fatto che quest'anno ha rappresentato per te un momento di stop, intravedi una possibilità ovviamente nel fatto che le Olimpiadi vengano posticipate di un anno e che questo che cosa rappresenta per te? Allora, guarda, vista la situazione attuale la penso inevitabile un posticipo delle Olimpiadi, anzi a questo punto in teoria si faranno, non è che si sa neanche con certezza se si riusciranno a confermare. Per quanto riguarda me, sicuramente sono contenta perché questo rinvio mi permette di recuperare con molta più tranquillità e mi permette di poter disputare appieno il campionato della prossima stagione, che comunque arrivare a una competizione così importante con un campionato alle spalle è sicuramente la situazione migliore, ecco. Quindi io lotterò al 100% per andare per il mio posto all'Olimpiade e niente, sto diciamo lavorando per questo. Ma prima voglio concentrarmi comunque sulla stagione, perché ci tengo tanto alla prossima stagione con la Savino del Bene, ci tengo soprattutto perché diciamo, questa stagione è stata un po' complicata, diciamo io sono stata ferma, però in realtà si è fermato un po' tutto e quindi mi piacerebbe poter tornare al 100% con loro. Certo. Certo, a proposito di questo vorrei cominciare facendo un passo indietro nel momento in cui tu hai cominciato la carriera in A1, no? Io guardando un po' di date ho visto che tu hai fatto l'esordio in nazionale nel 2008, è corretto? Sì, credo. Diciamo che sia corretto, comunque mi ha molto incuriosito questa cosa perché pensando alla nazionale, al fatto che tu rappresenti ad oggi una delle giocatrici con più esperienza, con più bagaglio alle spalle, no? Quindi sicuramente rappresenti un punto di riferimento in termini proprio di gestione del campo rispetto magari ad altre ragazze che hanno un talento straordinario ma hanno vissuto il campo per meno tempo rispetto a te, però ovviamente anche tu hai esordito in nazionale che avevi circa 19 anni, giusto? No, ero più giovane in realtà, il primo proprio l'esordio, poi dopo magari non avevo partecipato alle competizioni. Quindi no, io volevo chiederti questo, proprio di ricordare per noi il momento in cui hai fatto l'esordio in nazionale, cioè che cosa significa per un atleta avere questa possibilità e soprattutto quali sono i tuoi ricordi del tuo primo ingresso in campo con la maglia della nazionale, che cosa hai vissuto, che cosa hai provato? Guarda, ero sicuramente molto emozionata, a parte poter giocare con quelle che allora erano le campionesse che io vedevo come idoli, no? Quindi c'era il gruppo forte della nazionale, erano la Piccinini, l'Oro Bianco,
la Barazza, la Joly erano loro, no? E quindi comunque per me già era un'emozione enorme poter stare in palestra con loro. E infatti ero sempre molto emozionata, mi ricordo che cercavo di imparare da qualsiasi parte, perché comunque non si poteva fare altro, insomma. E in realtà non mi ricordo di preciso l'esordio, però mi ricordo alcune partite che feci in quel periodo, che per esempio mi ricordo la partita contro il Giappone, che mi mise titolare, era un Grand Prix, era Barbaro allenatore, mi mise titolare, penso che durai 5 punti, perché poi non capivo niente del gioco delle giapponesi, e cavolo, e niente, era una cosa completamente nuova, poi giocare contro quelle nazionali, che la palla la fanno viaggiare a 1000 all'ora, deve avere un minimo di abitudine, ecco, quindi ho questi ricordi e sono sicuramente, ero molto orgogliosa, ecco, questo al 100%. Poi, se non sbaglio, tu comunque eri entrata anche per sostituire, cioè, una giocatrice di spessore come Antonella Del Core, che, se non vado errando, aveva avuto un infortunio, no? Quindi, tra virgolette, prendere l'eredità e la responsabilità di sostituire una giocatrice di questo livello, penso che per una ragazza giovane sia anche una grande responsabilità, no? Ma io non è che guardavo quello, anche perché comunque era impossibile per me in quel momento poter sostituire un atleta del genere. Io ero contenta dell'esperienza che potevo fare, ero emozionata perché avrei giocato contro varie nazionali, e quindi in realtà pensavo a quello. Diciamo che non penso che fosse funzionale pensare a io devo sostituire lei, quindi devo cercare di fare come lei. Non era quello che potevo fare, non era neanche quello che volevo fare. Quindi, diciamo, cercavo di prendere tutta l'esperienza possibile e niente, ero felice. Ci credo, sicuramente sì. Allora, adesso vorrei fare un esperimento con te, in realtà vediamo se mi riesce, perché ho preparato delle immagini da farti vedere, okay, e vediamo che cosa ti rievocano e che, okay, che tipo di sensazioni ti provocano. Allora, provo a fare questo. Allora. Sì, volevo vedere se riuscivo a condividerti il mio schermo, però purtroppo vedo che adesso mi sta facendo un po' di... non riesco a dare l'ok da qua. Peccato, perché avevo trovato delle fotografie in realtà molto belle, però te ne parlo okay, invece che fartele vedere. Allora, c'è una foto che gira sul web di una partita importante, perché tu ovviamente non hai avuto solo esperienza nazionale, ma hai avuto un'esperienza internazionale forte, giusto? Sì. Quindi raccontaci un attimo, prima di andare a verificare questa immagine che a me comunque mi ha suscitato una grande tenerezza, diciamo, parlaci della differenza tra il campionato italiano e il campionato turco, come ti sei trovata, come era la gestione proprio del gioco in un contesto completamente diverso, con anche un bagaglio diverso, no? Come ti sei trovata a giocare in Turchia? Poi avete vinto tantissimo, no? Quindi in realtà è stata sicuramente un'esperienza. Però come l'hai vissuta dall'interno, e se puoi fare una differenza tra il campionato italiano e il campionato turco? Guarda, per me è stata una bellissima esperienza la Turchia, devo dire che tornando indietro la rifarei altre 100 volte. Il campionato è sicuramente un po' diverso da quello italiano, perché lì vanta 3 squadre, forse 4 quando c'ero io, però adesso penso che siano più 3, che erano veramente molto forti, fatte di tantissime giocatrici straniere che venivano lì anche solo per giocare la Champions League, quindi durante il campionato spesso si alternavano, non si poteva giocare tutti insieme per il limite delle straniere, appunto. E quindi quando giocavi contro quelle squadre era veramente, diciamo, una bella battaglia, molto seguita dal pubblico e tutto. Però diciamo che c'era anche un'altra parte, una fascia di campionato che era fatta di squadre che avevano sicuramente un budget molto inferiore, alcune volte avevano forse una straniera, e diciamo che il livello delle quelle squadre turche non era molto molto grande, molto alto. Infatti spesso la mia squadra giocava con le riserve e vinceva 3-0 abbastanza facilmente contro le titolari di altre squadre. Alcune volte addirittura quelle squadre decidevano di portare solo le giovani, perché tanto sapevano che contro il Fenerbahce o contro il Vakhtiyarspor di turno avrebbero perso. Quindi da una parte... Andavano come un allenamento. Esatto. Da una parte o un riposo per se avevano qualche partita, diciamo, importante durante la settimana.
Quindi da una parte potrebbe essere un campionato un po' falsato, un po' strano, perché sai, in Italia quando tu giochi, giochi al 100% contro chiunque, che sia la prima o l'ultima in classifica, e tutti vanno per vincere, quindi diciamo questa è stata la differenza più grossa che ho trovato. Io poi dopo ho avuto la fortuna comunque di avere un allenatore italiano, quindi lui si esprimeva in inglese, io riuscivo a capire sempre tutto, e diciamo che il suo modo, io avevo già giocato con lui a Villa Cortese, quindi conoscevo il suo modo di vedere la pallavolo, il suo stile, e quindi è stato tutto un po' più facile. Quindi su questo aspetto qua io sono stata agevolata, però è stata sicuramente una bellissima esperienza. A proposito di questo, la foto che avrei voluto mostrarti era una foto in cui sotto rete giocavi contro una persona a te molto cara, che è tua sorella. E quindi c'è un'immagine che gira sul web in cui voi con due magliette diverse, perché tu giocavi al Fenerbahce e lei al Galatasaray, se non vado errando, vi siete come avvicinate alla rete quasi per toccarvi, per abbracciarvi, nonostante comunque giocaste in... in due formazioni diverse. Devi no? considerare che lì non erano proprio solo due formazioni diverse, ma lì sono proprio due fazioni, Galatasaray e il Fenerbahce. Cioè praticamente la mia società mi aveva vietato completamente di parlare con lei, addirittura in palestra io non potevo indossare le scarpe rosse o delle stringhe rosse perché il rosso era Galatasaray. Quindi lì avevano una situazione un po' particolare di queste due squadre, tant'è che quando giocavamo contro i tifosi spesso andavano alla rissa e spesso la partita veniva interrotta e ripresa successivamente, cosa che in Italia ovviamente non è mai, successo. Guarda, se mi aspetti un secondo te la porto. Brava, va benissimo, grazie. Eccola. È questa qua, secondo me. Adesso dove sei? Qui. Questa, esattamente questa, perché guardando tra le tante immagini che ovviamente girano di voi, questa immagine secondo me è veramente particolarmente evocativa e significativa, no? Di quanto il lavoro in questo caso, no? L'impegno con un club, con quanta serietà ovviamente gli atleti prendono quello che è l'impegno quotidiano e soprattutto i contratti che stipulano con le varie società, a volte questo vi porta, come nel caso vostro, a dover anche far venire meno a quello che è un rapporto fraterno, familiare, di affetto infinito, no? E quindi trovavo questa immagine molto, molto. No, ti ripeto, poi quella situazione lì era stata particolarmente difficile. Poi eravamo comunque tutti e due all'estero, in una città dove l'inglese si parla poco, comunque così, e le fazioni erano veramente esagerate. Ecco, noi magari una situazione del genere forse la vediamo in qualche partita di calcio. Ma lì, sicuramente il volley, di questo ne sono molto fiera e orgogliosa, il volley porta con sé anche quel concetto di fair play, no? Quel concetto anche di rispetto dell'avversario. Noi per fortuna siamo abituati a queste manifestazioni, e lo sottolineo, cioè di questa cosa ne sono molto fiera, quando tante volte anche l'hashtag il volley è differente, è veramente differente da altri sport, anche per questo grande senso civico e di rispetto dell'avversario che in altri sport magari manca, no? Esatto, guarda, lì questa situazione qua l'ho vissuta particolarmente, diciamo, a cuore, perché sia mia sorella giocava là, sia comunque era sempre un po' scioccante stare lì, giocare la partita quando vedevi che il pubblico si cominciava un po' a scaldare, perché cominciavano con qualche coro e poi dopo andava sempre a finire che le due fazioni, cioè le due parti, si in qualche modo riuscivano a scappare alla polizia e si picchiavano, e vedersi della gente che si picchia così davanti, poi va bene, noi venivamo portate via, però è sempre un po' particolare come situazione, non è, ti trovi un po' spiazzato, ecco. Beh, certo, sicuramente. Però quel derby, ricordo che non è stato solo il derby tra le sorelle Bosetti, ma è stato anche il derby tra due grandi allenatori italiani, giusto? Che Massimo Barbolini, esatto, e Marcello, esatto, Abbondanza. Quindi in realtà era un derby che possiamo considerare in parte tutto italiano, nonostante fosse giocato all'estero, esatto, giusto? In sì, in quel periodo lì tante società turche avevano allenatori italiani, adesso appunto avevamo ancora Guidetti nel Vakıfbank, e in quel periodo c'era Massimo nel Galatasaray, Marcello nel Fenerbahce, quindi comunque tanti allenatori italiani che comunque sappiamo quanto sono bravi, quanto studiano la tecnica, la tattica e tutto, diciamo che avevano avuto delle belle soddisfazioni anche in campionati esteri. Certo.
A proposito di questo episodio in cui comunque eravate, tante volte vi sarà capitato di trovarvi una di fronte all'altra, no? E Spesso. con tua sorella, sicuramente sarà capitato varie volte, ma in questo contesto è stato sicuramente un momento particolare. Volevo Esatto. proprio chiederti a riguardo di questo, immagino che tante volte ti avranno chiesto qual è, diciamo, il rapporto che intercorre tra te e tua sorella, considerato che siete atlete entrambi, entrambe bravissime di livello, entrambe in campionato in Serie A, entrambe in nazionale. Però quello che io ci terrei a farti delineare è l'evoluzione del rapporto con tua sorella in tutti questi anni. Io immagino che ci siano state delle fasi diverse, perché comunque anche due sorelle che sono chiamate entrambe in nazionale, ovviamente l'affetto rimarrà sempre immutato, però immagino che il rapporto subisca delle variabili o comunque muti all'interno negli anni, no? Ce ne puoi parlare? Secondo te il vostro rapporto è maturato, è cresciuto, è diverso oggi rispetto a quello che era 7-8 anni fa? No. È sicuramente cambiato. Io penso che anche l'età abbia aiutato per il fatto che noi comunque abbiamo 5 anni di differenza. Quando lei ha cominciato a fare i primi anni di nazionale, io ero ancora molto giovane perché secondo me avevo 22, 21, 22 anni perché lei ha cominciato presto e sicuramente all'inizio ero un po' gelosa. E il fatto che comunque ci sia stata, che adesso reputo una grande fortuna e tornando indietro cambierei completamente il mio approccio, ecco. Però sicuramente in quel periodo lì lei è stata convocata in nazionale per andare a fare l'Olimpiade, eravamo a Londra 2012 e comunque anche io ero lì che mi giocavo questo posto e sicuramente ero un po' gelosa di questa situazione. Col tempo in realtà, dopo questa cosa qua, diciamo come tutte le famiglie, no? Quando un po' litigano in mezzo, poi dopo la situazione appiana, torna tutto normale e diciamo che queste situazioni hanno aiutato a crescere, il rapporto si è sviluppato sempre in quella direzione, non è mai tornato indietro, anzi, e questo secondo me è un bel merito da parte di entrambe. Diciamo che a me non pesa mai giocare le partite di campionato contro di lei, perché più o meno, diciamo che è un po' brutto dire, però siamo abituate, no? Una partita fa parte di un percorso che dura tutto l'anno, quindi che vince lei, io sono contenta perché ha vinto lei, se vinco io ovviamente sono più contenta perché la mia società È vince, chiaro. però è sempre legato a una situazione abbastanza normale. Ovvio che quando c'è di mezzo magari un passaggio in Final Four o un accesso a una semifinale, finale, diciamo che i sentimenti un po' si amplificano perché comunque da una parte sono tanto felice per me, però se lei esce è proprio un dispiacere enorme. Mi ricordo l'anno scorso con Scandicci, che comunque noi abbiamo avuto l'accesso in due partite contro Catal Maggiore, lei giocava lì ed era veramente un grande dispiacere vedere che la sua stagione era finita. Quindi penso che esatto, che la situazione cambi in base alle partite, però col tempo sicuramente si è evoluta sempre in maniera molto positiva. Infatti io diciamo, sono molto contenta per lei, ci confrontiamo spesso e se c'è bisogno ci sono sempre, lo stesso lei per me, quindi è una grande fortuna in questo momento. Ci è voluto Sicuramente, del tempo per riuscire a capirlo, ecco, questo è certo. innegabile. Sicuramente. Qual è la caratteristica di tua sorella che stimi di più? La caratteristica di lei che più apprezzi come pallavolista e anche in campo? Io ho apprezzato moltissimo quanto lei sia cresciuta dopo l'infortunio al ginocchio, perché comunque io l'avevo passato e sono rimasta molto scioccata quando lei si è fatta male anche lei, perché sapevo quanto era difficile ed era faticosa la ripresa. Quindi dentro di me non sapevo dove lei poteva trovare questa forza, perché io l'ho trovata, però non è scontato che lo facciano tutti. Quindi in realtà vedere come lei ha affrontato la cosa, con che attenzione, con che meticolosità, ecco, l'abbia affrontata e la stia anche tuttora portando avanti, perché l'infortunio non è una cosa che tu finisci quando finisce la riabilitazione, torni in campo tutto come prima. In realtà è una cosa che ti porti dietro per anni. Io tuttora, dopo 7 anni, mi porto 6 anni mi porto dietro comunque degli esercizi, dei mantenimenti per il mio ginocchio. E quindi il Certo. modo in cui lei ha affrontato quella situazione non so, mi ha fatto vedere quanto lei sia cresciuta nel tempo, l'ho apprezzata molto. Quindi sicuramente ultimamente è questo, il suo coraggio nell'affrontare questa cosa e nel tornare. Poi dopo quest'anno ha fatto una stagione bellissima, quindi io
e non, sono molto fiera, ecco, di quello che lei è riuscita a fare dopo l'intervento, perché non tutti lo capiscono. Certo, certo. E adesso volevo chiederti un'altra, la seconda foto che avrei preparato ma che non riesco a mostrarti, ma te ne parlo. È una foto che ti vede, vede te, vede d'altre, insieme a Mattarella. È stato un momento per il volley femminile di particolare importanza e ci tengo a sottolinearlo proprio perché non si tratta solo del fatto di aver vinto la medaglia d'argento al campionato mondiale, non si tratta solo dell'obiettivo raggiunto, ma quello che questo trofeo ha significato per la pallavolo femminile e soprattutto per il movimento della pallavolo, perché come tu ben sai, molto spesso anche sulla base di un passato illustre, molte persone erano abituate a pensare al volley principalmente al maschile, vedi anche i risultati ottenuti a Rio, no? Comunque tante volte il volley era più associato all'ambito maschile rispetto alla femminile. Invece secondo me c'è stato proprio una grossa, diciamo anche presa di consapevolezza, presa di posizione e soprattutto un grande riconoscimento degli obiettivi ottenuti anche proprio all'interno del movimento del volley. Quindi volevo sapere, voi ragazze che avete ottenuto questi risultati, sapete, cioè siete consapevoli che comunque di qual è il messaggio che date quotidianamente anche a tutti coloro che si approcciano a questo sport e che vorrebbero diventare come voi, ma non è detto che diventino tutti Lucia Bosetti, però siete consapevoli, forse in quel momento, io penso, il momento in cui avete conosciuto Mattarella, c'è stato questo riconoscimento, forse c'è stata la presa di coscienza di quello che stavate facendo. Quindi se mi parli di questo momento, che penso che sia stato molto toccante ed evocativo per tutti. Ma che dire, sicuramente è stato un momento molto emozionante. Diciamo che, come hai detto tu, la presa di coscienza di quello che avevamo fatto l'abbiamo un po' assunta quando siamo atterrate in Italia, quindi già da quel momento lì avevo percepito il calore del pubblico e tutto, perché penso che tutto il periodo del Giappone sia stata un po' come una bolla, no? Noi eravamo lì, tutti ci tifavano, ce lo dicevano, un po' percepivamo questa situazione che stava cambiando rispetto all'inizio del mondiale, no? A livello di seguito e di riconoscimento da parte degli italiani. E però quando siamo arrivati in Italia, diciamo che questa bolla è un po' scoppiata e ci siamo rese veramente conto di quello che avevamo fatto. Sicuramente è stato importante, ha dato uno sprint in più alla pallavolo femminile, perché come hai detto tu, un po' la maschile è sempre stata un po' più seguita, un po' più amata forse dal pubblico, no? Perché ha portato dei risultati importanti, vedi Rio. E comunque noto sempre che gli eventi del maschile sono sempre un po' più spettacolari tra virgolette rispetto a quelli del femminile, e però quel momento lì diciamo che è stato un po' un avvicinarsi a quella situazione che a cui secondo me dovrebbe puntare la pallavolo femminile, quindi senza dubbio è stato bello farne parte e importante. Sarebbe bello proseguire in questo percorso, portarlo avanti, non fermarsi. Ovvio che questa situazione qua del Covid ha un po' cambiato queste prospettive, questa situazione. Sì, almeno ci auguriamo che l'abbia solo un po' posticipata. Esatto, perché comunque esatto, noi ci auguriamo che anche il volley femminile continui esatto. Questo procedimento di affermazione di sé, diciamo, no? Quello che mi piace pensare è che sia solo un inizio quello, adesso bisogna guardare avanti perché è inutile continuare a guardare al mondiale del 2018, quello che diciamo che ho percepito nell'estate del 2019 è stato sempre un ricordare l'estate del 2018, va bene, quello è bello, è stato fatto una cosa bellissima e importante, però è giusto anche guardare sempre avanti e puntare a nuovi obiettivi ed è quello che secondo me noi dobbiamo fare per cercare di aiutare sempre di più questo movimento. Certo, va benissimo. Lucia, il tempo che abbiamo a disposizione è quasi esaurito, ti faccio l'ultima domanda. Allora, tu sei ancora molto giovane, quindi hai tantissimi anni di carriera ancora davanti a te, però considerato che vicino a te come partner di vita c'è un team manager, no? Quindi una persona che sta in questo momento nell'ambito dirigenziale di una società. Tra 10 anni, tu dove ti vedi? Cioè ti vedi ancora nell'ambito della pallavolo, ma cosa ti piacerebbe fare? Quindi ti piacerebbe entrare nella parte manageriale, dirigenziale di una società, oppure magari sei interessata
ad allenare o all'ambito della comunicazione, no? Perché sai che la seconda vita dei pallavolisti, tante persone scelgono carriere diverse sulla base delle proprie attitudini, cioè vedi Zorzi che è poi diventato giornalista, quindi in tutta la parte anche della telecronaca, oppure come molti decidono di allenare, o alcuni invece preferiscono l'ambito, diciamo, appunto dirigenziale. Tu ci hai mai pensato, tra 10 anni, dove ti vedi? Allora, ultimamente magari questo periodo qua di stop ha aiutato un po' più a pensare a questa situazione, perché di solito non mi ero mai fermata così tanto da poterci pensare. La mia vita è sempre pallavolo, nel senso campionato, finito campionato, nazionale, è sempre un ciclo così che non si ferma, quindi diciamo, nei momenti liberi mi godo il momento libero senza pensare al futuro. Questo momento in realtà ha lasciato tanto spazio ai pensieri e no, in realtà non si sa mai cosa riserva il futuro, perché io magari posso dire adesso no, non allenerò mai, no, non farò mai la giornalista, però magari mi si pone qualche occasione interessante, e perché dire di no, diciamo, per partito preso. Certo. Guarda anche quest'anno Giulia Pisani, no, che ha commentato la pallavolo, esatto. È andata molto bene, è stata molto seguita, è stata molto brava, quindi in realtà le caratteristiche, le doti di un pallavolista non è detto che siano solo inerenti alle prestazioni in campo, no? Esatto. E che dire, la cosa che in realtà mi piacerebbe in questo momento è poter mettere a disposizione l'esperienza dei miei infortuni agli atleti infortunati, per poter ritornare in campo e al top, perché comunque ho avuto gli infortuni al ginocchio, l'infortunio alla spalla, che sono considerati tra virgolette gravi nella pallavolo, e mi piacerebbe poter dare questa esperienza agli atleti. Però poi, ti ripeto, non si sa mai cosa prevede, ci si può aspettare dal futuro. Sicuramente l'aspetto manageriale, di gestione della squadra e tutto, è un'altra cosa che mi piacerebbe e che sento che è nelle mie corde. Poi dopo, ripeto, non si può mai sapere. Va bene, ok. Ti ringrazio tantissimo, Lucia. Grazie. Per questa chiacchierata, per questo tempo che ci hai dedicato, e spero veramente di rivederti dal vivo presto, e quindi soprattutto ci auguriamo che questo momento passi presto e passi per tutti nella maniera migliore. Ti ringrazio tanto. Grazie a te. Allora, grazie Lucia. Ciao, grazie.